Stasera davvero è una festa, vogliamo anche, come dire, ringraziare il nostro carissimo amico Lorenzo Pallini che ha girato, che ha composto questo documentario in una certa misura anche in questo luogo, perché lo vedrete, insomma, c'è un passaggio che si sviluppa proprio in questo luogo dove noi ci troviamo. E Pallini l'ho conosciuto in occasione del centenario della nascita di Franco Fortini, c'erano in Italia una serie di celebrazioni e abbiamo fatto anche degli incontri qui, e quella volta appunto erano dedicati a questo evento. Era il 2017 e lui già aveva iniziato a lavorare a questo documentario e quindi l'abbiamo conosciuto in quell'occasione. Tra l'altro l'oggetto è Franco Fortini. Franco Fortini è un'altra persona legata a questo luogo, perché dunque, a parte è stato un mio insegnante universitario, quindi l'ho conosciuto, ma una volta che mi sono laureato la mia famiglia l'ha incontrato, è venuto qui con la moglie, poi dopo che lui era morto anche la moglie ha continuato a venire. Mi ricordo in particolare una notte intera, eravamo nel 1985, eravamo tornati dal non viaggio che facemmo in Cina, eravamo io, Simonetta, mia sorella, c'era Tommaso Di Francesco e allora ovviamente Fortini, al quale avevo annunciato questo mio viaggio, anzi mi aveva dato una serie di consigli per la partenza, che cosa leggere, che cosa fare, tenere un diario, per esempio, mi disse, è fondamentale che tu tenga un diario di viaggio, cosa che poi effettivamente ho fatto, e poi ne è nata una piccola pubblicazione con una sua introduzione. E allora, appena arrivammo, ovviamente gli telefonai e disse, no, mio bisogna che venga subito prima che passi troppo tempo, perché dopo i ricordi si sbiadiscono, si compongono, invece voglio sentirli subito freschi. E allora venne, eravamo noi, c'era anche Donatello quella sera, e fu una discussione che non finiva mai, si protrasse. Poi a un certo punto ci fu anche un fervore, Donatello in particolare, che in quella fase era vicino al Partito Comunista Italiano, forse iscritto, non mi ricordo. E lui era, invece Fortini lo rimproverava aspramente per questa posizione, diciamo troppo, troppo conformista, diciamo così. E insomma, e quindi i luoghi, io sono un po', ho idea che i luoghi non sono del tutto estranei alle persone, che si crea come una sorta di aura, che è quello che noi percepiamo quando per esempio andiamo nella casa di una persona che abbiamo conosciuto, che non ci sta più magari, però ne sentiamo ancora un po' la presenza. Questo ovviamente a livello così culturale, letterario, intellettuale, è la stessa sensazione che abbiamo quando andiamo a visitare la casa degli scrittori, per esempio, che è una cosa che io amo tantissimo quando posso fare, perché lì vedi, come dire, le persone e i luoghi non sono totalmente estranei, perché la persona si adatta al luogo e viceversa, il luogo si adatta alla persona. Anche vedere, come dire, l'ambiente esterno, quello che poi ritrovi in qualche misura diretta o indiretta nelle pagine, se sono scrittori, degli scrittori della loro opera. Ecco, questo per dire che dunque questa sera è davvero per noi una festa che ci piace condividere con voi. E ne parlerà l'amico e collega e soprattutto sceneggiatore, Brizzi, Alessio Brizzi, caro amico anche lui. E come, non dirò niente del documentario perché ne parla Brizzi, però una cosa la voglio dire. Come vedete, Pallini ha un'età del tutto diversa dalla mia, è molto più giovane, io sono, diciamo, della generazione dei figli rispetto a Fortini, quindi ho potuto conoscerlo,
ho potuto anche in qualche misura, come dire, costruire la mia educazione sentimentale in una fase storica in cui lui era, aveva una voce importante. E invece Pallini no, per la sua storia, la sua biografia, ha conosciuto Pallini, ha conosciuto Fortini solo in modo del tutto diverso. Cioè, è stato, si è innamorato, diciamo, della sua ricerca intellettuale, della sua scrittura. E quindi il suo documentario nasce da questo, lo vedete, lo vedrete, lo vedremo insieme, dalla curiosità e, se volete, dall'amore certamente, dal bisogno anche di comprendere, e quindi è venuto fuori non una biografia di Fortini, no, non è una biografia, è un avvicinamento a Fortini. Per far questo, anche vedrete, c'è anche un po' di, come dire, quasi di timore, no? Che si avverte dalla macchina da presa. C'è un macigno. Ecco, vedete. E quindi, per superare anche questo elemento, lui ha ricorso a tante testimonianze diverse di persone che l'hanno conosciuto, di critici, di persone che sono stati suoi allievi, come nel mio caso. E quindi cogliamo questo elemento. Però al di là di questo c'è un punto che mi sembra importante poi, pur non essendo appunto una biografia di Fortini, alla fine mi sembra di capire che il momento centrale, focale di questo suo lavoro sia collocabile intorno agli anni 50-60, cioè una fase particolare poi della formazione e dell'attività di Fortini. E forse meglio, ecco, in questi documenti che ha recuperato di Fortini, meglio che in altri si avverte un punto fondamentale del suo lavoro, di Fortini intendo dire, cioè quell'elemento, quella necessità di prendere una decisione, di trovarsi alle strette, proprio sul piano anche biografico, oltre che intellettuale, culturale o politico, che è rappresentato simbolicamente dall'8 settembre. Nell'8 settembre si deve prendere una decisione, o di qua o di là, e molto spesso anche senza saperlo, senza avere, come dire, gli strumenti di conoscenza concreti, determinati, e però da quella decisione dipende poi la vita tua e di quelli che sono con te, nel caso di Fortini appunto di un giovane ufficiale dell'esercito. E questo è un punto davvero molto importante della cultura europea, si capisce, mica solo di Fortini. Anche sul piano storico, per esempio, ora lasciamo perdere l'esistenzialismo, lasciamo perdere nel senso che non mi metto a parlare di questo, ma sul piano storico, per esempio, in Italia c'è la ricerca di Claudio Pavone che focalizza in modo chiarissimo questo punto. E Fortini si caratterizza per questo. E nella sua vita è stato sempre, nella sua vita personale, ma anche intellettuale, politica, culturale, poetica, è sempre stato legato a questa necessità e assillo del presente. Il presente, certo, vissuto come storia, il presente come storia, non l'inverso, se permettete una battuta facile, non la storia come il presente, che è invece quello che noi stiamo vivendo in ogni aspetto della nostra vita sociale. Non penso solo ai social, no? Dice quest'urlo immediato, l'immediatezza, e quindi ti dà l'idea di essere, come dire, al centro del mondo, o che la storia inizia con te, in quel momento stesso in cui stai scrivendo quel tuo pensierino. Ma anche aspetti molto più importanti della vita culturale, che ne so, mi viene in mente l'editoria, per fare un esempio, se volete, anche ridicolo, ma un libro che esce in un certo mese, l'anno dopo, dice, ma chi è questo libro? Chi se ne interessa? Ma l'editore stesso, naturalmente, no? Cioè c'è una coazione alla produzione continua,
Per cui anche un autore che scrive un libro dice: ma come, solo un libro è scritto? Ma non esiste più. Dopo tre giorni nessuno si ricorda più niente di lui o di lei. Ma la cosa ancora più grave, naturalmente, è quella della decisione politica, che riguarda gli stati, che riguarda la nostra vita, che riguarda le nostre condizioni. Cioè, noi abbiamo dei decisori politici, usiamo questa espressione poco compromettente, che si muovono sulla base dell'immediatezza, della conoscenza del risultato di un sondaggio, e quindi poi anche la loro azione, ma l'azione degli uomini e delle società, soprattutto le nostre società, che sono tecnologicamente potentissime, hanno una capacità, cioè, di trasformare il mondo e la natura dove noi viviamo in un modo pazzesco rispetto ad altre generazioni precedenti. E quindi gli eventi, quindi le decisioni e i nostri eventi hanno un riscontro di lungo periodo. Ma nel lungo periodo chi se ne importa? Diceva Keynes: nel medio periodo saremo tutti morti. Già, ma ci sono i nostri figli, ci sono i nostri nipoti. Ecco che allora noi in questo momento, che di festa, non posso fare a meno di ricordare un momento particolare del presente, che è simboleggiato, se volete, dalla nostra bandiera della pace. Questa bandiera della pace non ricorda solo la guerra che è in corso. Sotto ci sono tutte le altre guerre. Per esempio, le morti per fame, che avverranno in modo ancora più grave per gli effetti di disequilibrio che sono provocati dalla guerra in corso, dall'interruzione del commercio internazionale, dell'aumento dei prezzi. Ma dietro ci sono i 3 mesi di assenza di pioggia avvenuti nel nostro territorio di seguito, prima di queste pioggerelline che sono arrivate ora. Voglio dire, sono 3 facce, in realtà tutte una compenetrata con l'altra. Ecco allora il presente come storia significa riflettere anche su questo, di prendere la distanza da questa immediatezza euforica o depressiva che ci viene continuamente comunicata. Ho finito, scusatemi, della lunghezza.